Torniamo ad occuparci degli autovelox in provincia di Taranto, anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione. Per farlo abbiamo deciso di incontrare l'assessore alla Polizia Municipale di Pulsano e il comandante della Polizia Locale di Leporano. Queste le risposte in merito alle presunte illegittimità e anche una importante novità. C'è un decreto che è ancora valido da parte della Prefettura di Taranto, dove sono individuate le strade dove è possibile installare questi dispositivi elettronici. E poi c'è stata nel frattempo, diciamo, una nuova fase istruttoria per un nuovo decreto da parte dell'ex prefetto Bellomo, alla quale Pulsano ha risposto presente. I dispositivi sono stati installati in virtù del decreto vigente da parte della Prefettura di Taranto. Tutto è fatto in rispetto del codice della strada e del regolamento di attuazione del codice della strada. A chi pensasse o magari ha la certezza di essere leso in qualche modo, c'è la possibilità di difendersi, di fare ricorso. Il primo problema, comandante, riguarderebbe l'autovelox posizionato in via Malvarose. Si chiede se è attivo o meno e poi una eventuale difformità. Come rispondere? Allora, per quanto riguarda il nostro autovelox, posizionato sulla litoranea salentina, è perfettamente a norma, quindi rispetta la normativa vigente prevista dal Ministero dei Trasporti, pertanto non vi è alcuna anomalia. Al momento è in disfunzione, è in attesa di determinazioni da parte dell'amministrazione comunale. Prestare attenzione durante la guida può salvare delle vite. Il problema che spesso viene sollevato dell'autovelox fa passare in secondo piano il problema reale, che è quello della velocità.